La festa del lavoro anima Piazza dei Signori, ma è sempre più la festa del lavoro precario, quella che si celebra il 1° maggio. Per i sindacati ormai non si può più ignorare il cambiamento sostanziale del mondo dell'occupazione. Lavoro, diritti, stato sociale, i temi discussi sul palco a Padova anche dal mondo delle istituzioni. La dignità umana e la salvaguardia della vita dei lavoratori non possono essere mai subordinati alla ricerca del profitto. È necessario quindi che la sicurezza del lavoro diventi un valore diffuso innanzitutto dal punto di vista culturale. Dalla sicurezza sul posto di lavoro al pensiero di chi un lavoro non ce l'ha e fa fatica a trovarlo a causa magari dell'età avanzata. Questi i temi ricordati nelle parole del sindaco di Padova Sergio Giordani, ma il 1° maggio è stato anche l'occasione di riflessione sul tema dei migranti. Siamo di fronte a un bivio e dobbiamo decidere quale modello di società vogliamo. Se una società di pochi ricchi e tanti poveri, di alcuni privilegiati e di innumerevoli sfruttati, che guarda ai migranti come causa di ogni male, che è indifferente al futuro dei propri giovani, oppure una società più giusta che mira al benessere dei tanti, che considera l'immigrato una risorsa, che si occupa del futuro dei propri figli. Al centro del dibattito anche l'Europa, visto l'appuntamento con le elezioni il prossimo 26 maggio. Impossibile che Bruxelles si dimentichi di pensare al welfare e agli ultimi, questo l'appello dei sindacati. È urgente e indispensabile una vera riforma fiscale che preveda la riduzione delle tasse per chi lavora e per chi è in pensione, insieme a un vero piano per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva, attraverso un piano anti-evasione tra comuni e agenzie delle entrate. Tre cose erano presenti principalmente: il diritto ad un lavoro sicuro, il diritto ad una buona retribuzione e il diritto ad un lavoro che non sia precario.